Questa è una struttura che nasce negli anni 80, quando il comune di Campomorone ha trovato tutta questa collezione custodita dentro dei bauli in soffitta al centro assistenza infantile che è in località Campora nel nostro comune, che il comune ha acquisito dalla provincia. Cenderelli appunto era un genovese che aveva intrapreso degli studi di architettura, poi per vicissitudini familiari ha interrotto la sua attività e era un tecnico del comune di Genova che però per hobby aveva questa grande appunto passione per le marionette e per hobby aveva costituito un teatrino suo delle marionette. Compagnia appunto di Angelo Cenderelli è stata una delle ultime a essere presente a Genova e quindi è stato possibile acquistare da altri marionettisti tutti i copioni. Un altro aspetto che mi preme sottolineare della collezione sono i fondali. Cenderelli è stato anche nella sua attività, veramente ha avuto una vita intensissima da questo punto di vista, era anche uno scenografo del Carlo Felice e quindi nei copioni che sono presenti nella collezione ha potuto davvero creare dei bellissimi fondali con un senso della prospettiva notevole, un senso del colore che è ancora più stupefacente se si pensa che questi fondali sono fatti su carta spolvero semplicemente con delle tempere. C'è un piccolo teatrino che in piccolo però rappresenta quello che è già davvero il teatro delle marionette, quindi chi viene a visitarlo può vedere come era costruito un teatrino delle marionette con il ponte, con le scenografie, con le corde che facevano salire e scendere i fondali. Abbiamo chiesto e ottenuto un finanziamento dalla Compagnia di San Paolo che ci ha fatto appunto realizzare questo progetto che comprende proprio la divulgazione del nostro materiale. Quindi abbiamo realizzato una guida multimediale in cui i visitatori possono trovare sia immagini che commenti alle varie vetrine e abbiamo voluto anche dare una spinta a quella che è la pubblicità del nostro museo e alla realizzazione di un festival delle marionette. Noi punteremmo a far sì che il nostro museo fosse conosciuto anche dagli adulti, perché intanto il teatro delle marionette nasce come teatro per tutti, perché una volta il teatro non era per bambini, il teatro era per tutti, quindi anche i copioni erano realizzati tenendo conto delle esigenze degli adulti, non solo dei bambini, e i bambini si adattavano a vederlo. Quindi anche una lezione che ci insegna che possiamo ricavare davvero delle opere pregevoli anche con del materiale povero.